Questa l'ha realizzata mio figlio. E quindi sono venuta perché lui è venuto il giorno dell'inaugurazione. È stato un momento che ha unito la nostra famiglia perché insieme abbiamo scoperto tante personalità, tanti personaggi anche della nostra terra. Noi veniamo dall'Aquila e abbiamo scoperto la figura di Gioacchino Stampacchia. Poi quella di Antonietta De Pace e ci siamo cimentati anche in un piccolo articolo in dialetto leccese. È stato un momento bello e che ricorderemo, ecco. Ah, è un'iniziativa molto bella. È bello che anche i ragazzi, i giovani possano prendere visione di tutto questo e capire l'importanza, perché un po' la stiamo perdendo ed è una cosa brutta. Molto interessante vedere ragazzi che provano a scrivere, a disegnare sul tema dell'Unità d'Italia. Sicuramente positivo, positivo se accompagnato a qualcosa che verrà in futuro anche e non limitato alla giornata dell'anniversario. Costruttiva, varia e quindi si nota che i ragazzi hanno veramente tanta fantasia. Veramente, ecco, i 150 anni sono ben rappresentati. Permette di dare ai bambini un ruolo più importante. Stavo leggendo proprio questa lettera, che secondo me è bellissima, di un bambino del sud che scrive a un bambino del nord. Bella, decisamente decisa da parte di chi l'ha fatto, degli studenti. È stata abbastanza emozionante vedere queste opere, perché le definirei tali, in quanto manifestano, secondo me, il pensiero dei ragazzi, dei giovani ragazzi, dei giovani italiani. E questo mi rende orgoglioso da cittadino. Beh, sicuramente c'è stata molta partecipazione da parte delle scuole e il fenomeno dell'Unità Nazionale è stato molto sentito, soprattutto dai ragazzi. Molti hanno partecipato con proprie riflessioni e giustamente hanno ribadito il concetto di unità nazionale che molto spesso viene perso al giorno d'oggi. Trovo una bella idea coinvolgere anche i ragazzi più piccoli in questo che è un evento importantissimo per l'Italia, dei grandi e anche dei bambini. No, è stata una bella iniziativa, insomma, espressione dei pensieri dei ragazzi. Sono stato favorevole all'iniziativa del quotidiano, già avevo letto le notizie sul giornale da tempo. Devo dire che i ragazzi, pensavo un po' meno partecipazione, invece ho visto che fa piacere. Quando i ragazzi giovani si prestano a queste cose fa piacere. Beh, è un'impressione positiva anche per il fatto di sensibilizzare, diciamo, le nuove generazioni sulla storia. Mi sono divertito tanto, ho partecipato con tutta la mia classe. Abbiamo scritto una piccola intervista con un soldato di quei tempi. Sicuramente coinvolto, motivato, noi l'abbiamo considerata come una sfida, ci siamo cimentati in un'esperienza nuova per noi, per il normale lavoro scolastico, una sfida che siamo riusciti a portare a termine con molta soddisfazione, con molta fatica, però poi il riscontro qui, confrontarsi con gli altri lavori, è stato veramente un modo diverso di vivere questo momento, sentirsi accomunati agli altri in un modo più creativo. Diciamo che dovrebbe essere, forse non è ancora, dovrebbe essere. L'Italia è in corso, è il lavoro in corso. L'Italia è veramente tutta unita, ecco, in questa occasione e speriamo che lo sarà sempre. Non unito. Beh, sicuramente ha bisogno di ritrovare quelli che sono i valori dell'unità, della solidarietà e del progresso. Pel. Un disastro. Un disastro. Una cosa bella dell'Italia. La storia e poi i vari monumenti. Vediamo domani. Monumenti Una antichi. cosa un po' meno bella. Una parte della maggioranza del governo che tenta di dividere l'Italia, che i nostri avi hanno fatto tanto a unirla. È una bella signora, ancora bella, giovane, come l'abbiamo definita nell'intervista, che quindi sente il peso degli anni, però ha anche un grande futuro avanti.